Commissario, nel 2018 il settore dei viaggi e del turismo ha contribuito direttamente al PIL dell'Unione per il 3,9%, occupando direttamente oltre 12 miliardi di milioni di europei. Dati alla mano, l'emergenza coronavirus continuerà a danneggiare quasi 30 milioni di persone. In Italia, secondo uno studio dell'Università Bocconi, le misure di distanziamento sociale bruceranno 118 miliardi di euro, il 6,6% del PIL. L'estate 2020 sarà durissima. Egregio commissario Breton, continua a sostenere che il turismo meriti un commissario ad hoc, ma anche l'inserimento in COSME delle azioni promozionali per i territori, che pensavamo fossero brillantemente superate. E dunque, egregio commissario, gli imprenditori del turismo italiano ed europei vogliono certezze sui tempi, dato che la sua commissione non ha certo brillato per sensibilità, almeno nei confronti dell'Italia. Lei conferma che tutte le azioni che stamani ha elencato saranno attuate entro l'estate 2020? Ci può dare un giorno certo? Grazie. Punteremo allora su questo piano Marshall che è stato annunciato dalla Presidente, in cui il turismo, qualunque sia lo stanziamento di cui sarà beneficiario, possa rilanciarsi a sua volta. E in particolare che questi finanziamenti siano stanziabili in termini rapidi sul territorio. Non parliamo certo di da qua a 6 mesi, ma da qui a poche settimane. E la quota di riferimento, come dicevo, è del 20%.